Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di viabilità, di trasporti e di autostrade, perché sabato ci sarà una nuova manifestazione ai caselli autostradali della A24 e A25. Sindaci e cittadini di Lazio e Abruzzo protestano contro l'aumento dei pedaggi previsto nella bozza del PEF. Su questo tema si è espressa anche l'UNCEM, mentre ieri è intervenuto alla Camera l'onorevole Lollobrigida. Se il ministro Giovannini ha detto non è in grado di risolvere il problema, allora si dimetta. I cittadini fanno bene a scendere in strada e a bloccare i caselli autostradali. A dirlo è Marco Bussone, presidente nazionale dell'UNCEM, l'Unione dei Comuni e degli Enti Montani. Sindaci e abitanti dei 112 comuni, che tra Lazio e Abruzzo sono attraversati dalle A24 e A25, torneranno a manifestare sabato mattina. Dalle 10 alle 12 ci saranno presidi ai caselli e svincoli Castelmadama, Vicovaro Mandela, Carsoli, Magliano De Marsi, Celano Aielli, Pescina, Cocullo, Sulmona Pratola Peligna, Colledara San Gabriele, Torninparte e Valle del Salto, con il comitato che da 4 anni opera per dire no all'aumento. Il 7 maggio invece la protesta si sposterà a Roma con un presidio davanti al Ministero dei Trasporti. Nella bozza del piano economico finanziario, atteso da quasi 10 anni, presentata dal commissario Fiorentino, nominato ad hoc dal Consiglio di Stato, è previsto un aumento dei pedaggi di circa il 16% all'anno. Entro il 2030, viaggiare sulle infrastrutture gestite dal gruppo Toto costerà il 375% in più, per un prezzo di oltre 2 euro per ogni chilometro percorso. Una mazzata per chi usufruirà dell'unica efficace infrastruttura che collega l'Abruzzo alla capitale. Le lettere a Draghi, ai ministri e ai parlamentari esigono risposte, ha detto Bussone. Chigi non si volti verso Roma, ma guardi all'Abruzzo. E ieri pomeriggio a Montecitorio è intervenuto alla Camera il capogruppo di Fratelli d'Italia, Lollobrigida. Gli aumenti sono deliranti, ha dichiarato l'onorevole. Due autostrade, la 24 e la 25, uniche strade di collegamento veloce con l'Abruzzo e un pezzo del Lazio, sono oggi in condizioni di non veder possibile investire su quelle tratte e in più vedere i cittadini di quelle aree gravate dal rischio di aumenti deliranti in termini percentuali in una fase normale, ma in una condizione economica nella quale si trova l'intera Europa, l'intero mondo, l'intera Italia, ma in particolare quelle aree della nazione sono davvero insostenibili. Lollobrigida in Parlamento ha definito completamente inadempiente il ministro per le infrastrutture Enrico Giovannini, invitandolo a recarsi a riferire in aula. Se il ministro non è in grado di risolvere il problema, allora si dimetta, ha tuonato il meloniano. E adesso vediamo i numeri odierni dell'emergenza Covid nella nostra regione, perché sono 2.337 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore. 1.850 di questi sono stati identificati attraverso un test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari al 16,94%. Due i decessi, il bilancio delle vittime sale a 3.176, mentre sono stabili i ricoveri. I nuovi positivi hanno un'età compresa tra 2 mesi e 99 anni. 326 pazienti con un decremento di una unità sono ricoverati in ospedale in area medica. E 11, numero invariato, sono in terapia intensiva, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. Vediamo le variazioni provincia per provincia: 422 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 732 in più. La provincia più colpita rispetto a ieri è quella di Chieti, 501 casi in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 541 casi in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, 48 sono persone che risiedono fuori regione e 88 per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. E all'indomani dell'impennata di positivi che si è registrata in Abruzzo, anche i numeri di oggi, come vedete, parlano di un contagio che non si arresta, ma anzi aumenta. Per fare luce sulle conseguenze di questa crescita, abbiamo ascoltato il direttore del laboratorio di genetica molecolare dell'Università D'Annunzio di Chieti, il servizio di Serenia Secondi.
Professor Stupia, un tampone su tre risulta positivo in questi ultimi giorni, questo vuol dire che il contagio continua a correre? Sì, i contagi continuano a correre, la prevalenza in percentuale dei positivi è altissima, per fortuna questo non corrisponde in maniera lineare a un numero di casi gravi e di morti, in altre parole abbiamo moltissime persone infette, ma poi soprattutto grazie ai vaccini la ricaduta sulla salute è meno grave di quello che ci si potrebbe aspettare. Certamente rispetto agli anni scorsi non stiamo vedendo il decremento dei contagi che eravamo abituati a vedere a primavera, assolutamente continuano ad essere altissimi. Le varianti sono sempre la Omicron 1 e la 2? Sì, adesso è quasi solo la 2, siamo in Abruzzo siamo all'82% di Omicron 2 contro l'86% nazionale, quindi in questo momento predominante è l'Omicron 2 che ha una grande facilità a infettare anche i vaccinati a 3 dosi. La pressione, ci diceva, al momento non è più tanto la presenza negli ospedali quanto piuttosto il personale ospedaliero che si è infettato? Sì, abbiamo questo problema di moltissimi colleghi degli ospedali che anche asintomatici, essendo positivi, non possono stare in reparto e quindi ci sono molti reparti che hanno problemi di turnazioni, quindi in questo momento la vera emergenza sanitaria non è data dai malati ma dagli operatori sanitari, paradossalmente. Permane quindi l'indicazione di mantenere la mascherina e tutte le precauzioni. Ma io finalmente ho riletto stamattina che con questi numeri togliere la mascherina al chiuso no, e ne sono molto contento, perché una cosa è dire allentiamo delle restrizioni che hanno soffocato l'economia, un'altra però è che il buon senso lo dobbiamo mantenere, cioè se siamo positivi 1 su 3 in questo momento, francamente almeno al chiuso la mascherina dovrebbe rimanere una buona abitudine che io suggerirei di portarci appresso ancora per molto tempo. Perché è troppo rischioso, quindi ben venga al chiuso la mascherina. Cambiamo argomento, adesso è arrivata a Teramo la teca contenente ciò che resta dell'auto del giudice Giovanni Falcone, ucciso insieme alla sua scorta 30 anni fa a Capaci. Le lamiere della Quarto Savona 15 resteranno esposte oggi in Piazza Martiri per un momento di riflessione collettiva. Tania Bonnici Castelli. In occasione del 30° anniversario delle stragi di Capaci di Via D'Amelio, torna in esposizione a Teramo nella sua drammaticità la teca contenente i resti della Fiat Croma, conosciuta come Quarto Savona 15, l'auto di scorta di Giovanni Falcone fatta esplodere in Sicilia nel 1992. È un groviglio di macerie, visibile a tutti in Piazza Martiri, quello che resta della vettura del magistrato ucciso dalla mafia e dentro la quale morirono dilaniati i 3 agenti Antonio Montini, Rocco Di Cillo e Vito Schifani. Quarto Savona 15 rappresenta il simbolo della crudeltà mafiosa, ma anche quello della denuncia civica. L'evento, sostenuto dal Comune di Teramo, rientra nel quadro delle cerimonie del Premio Nazionale Borsellino, realizzate in collaborazione con l'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo e la Polizia di Stato. Per l'occasione presenti in città alcuni testimoni di legalità, tra i quali Tina Montinaro, moglie di Antonio, caposcorta del giudice Falcone, assassinato insieme a lui. È stata proprio lei a recuperare i resti dell'auto, custoditi per anni nei depositi della Questura di Palermo, e a volerli esporre in ogni città italiana. Agli studenti intervenuti all'iniziativa, il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, ricordando il trentennale degli omicidi dei giudici Falcone e Borsellino e delle loro scorte, ha ribadito la necessità della lotta alla cultura mafiosa, che non deve essere circoscritta ad un territorio, ma deve essere fatta propria dall'intero paese. Grande la partecipazione emotiva dei giovani teramani. Sono rimasta, diciamo, sconvolta da, diciamo, i livelli di cattiveria e fino a che punto si possa spingere una persona per, diciamo, riuscire a zittire qualcuno che stava semplicemente combattendo per la giustizia. Lottare la mafia è molto importante perché appunto noi non dobbiamo arrenderci contro chi prova, diciamo, combattere e, diciamo, ricattare gli altri attraverso la paura e appunto intimorendo gli altri, ma bensì dobbiamo essere forti e dobbiamo opporci a questi bulli che comunque cercano di incutere timore per usare i deboli per arricchirsi ancora di più. È ovviamente importantissimo lottare contro la mafia, anche a costo di andare contro alla maggior parte delle persone, di essere chiamato pazzo come è successo a Falcone e Borsellino, ma anche a Peppino Impastato.
Cronaca, c'è un indagato per l'omicidio di Cristian Muntianu, il senza tetto romeno di 47 anni, trovato morto a fine marzo sotto a un cumulo di rifiuti nel seminterrato di uno stabile abbandonato a Martinsicuro. Si tratta di un altro senza tetto iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Teramo. Anche l'uomo di nazionalità italiana, così come faceva il romeno, trova spesso riparo nell'edificio fatiscente in cui si sarebbe consumato il delitto. In base a quanto emerso dalle indagini, titolare del fascicolo è il pubblico ministero Andrea De Feis, il 47enne che viveva chiedendo l'elemosina sarebbe stato colpito alla testa con una bottiglia. Il corpo sarebbe stato poi nascosto al piano seminterrato dello stabile tra i rifiuti. Gli elementi raccolti portano quindi a pensare che l'omicidio sia avvenuto nell'ambiente dei senza tetto e delle indagini si sono occupati i carabinieri. Numeri positivi per il turismo abruzzese a Pasqua in linea con il trend nazionale, un buon segnale, come spiega il presidente della CNA Turismo Abruzzo, Claudio Di Dionisio, il servizio di Paolo Renzetti. Soffre il commercio nella post pandemia e soffre anche a Pescara, soprattutto nel centro cittadino. Basta vedere le tante vetrine vuote e locali sfitti su Corso Vittorio Emanuele per capire come oggi nel capoluogo adriatico le attività commerciali siano in grande sofferenza. Il centro cittadino, sostengono le associazioni di categoria, non è più attrattivo come una volta. Per questo si chiede all'amministrazione comunale quel sostegno necessario anche in vista dell'estate. Purtroppo la crisi c'è, si sente tantissimo, la sentiamo da diversi anni, anche da prima del Covid. C'è il problema del caro affitti, c'è il problema dei parcheggi, ultimamente anche il pagamento dei parcheggi influisce tantissimo e poi veramente da questa crisi mondiale non se ne esce ancora. Mancava anche la guerra, il rincaro della benzina, di tutto quello che può essere il gas di casa, la luce. Noi abbiamo subito le due settimane del rincaro della benzina con la città di Pescara vuota, il centro vuoto, ma tutta la città, quindi questa crisi coinvolge tutti ormai. È sempre un centro bellissimo, abbiamo appeal, abbiamo tanti bei negozi, tante belle vie, però anche il fatto della movida, tanta clientela si è spostata verso l'orario serale e notturno e poi abbiamo il problema anche degli orari con gli esercenti di Piazza Muzzi. È una situazione che veramente coinvolge tutti e non troviamo un punto di svolta. Colloquiamo tutti i giorni con loro e questa mattina leggevo sul giornale anche il programma degli eventi. C'è un dissesto monetario, però veramente si stanno attivando bene, perché avremo il Giro d'Italia, avremo anche dei concerti, avremo il Flaiano che durerà due settimane, ci sarà tanto impegno. Noi commercianti vogliamo essere coinvolti e loro ci stanno già contattando e noi saremo pronti al loro fianco. La CGIL Teramo ottiene il 40% dei voti nelle elezioni 2022 delle RSU nelle scuole, un risultato storico che premia l'impegno del sindacato teramano nell'affrontare i temi più attuali come il precariato degli organici scolastici e il rischio di perdere posti di lavoro a causa della drastica riduzione degli studenti. Dopo due anni di pandemia e la drastica riduzione di alunni, in particolare in provincia di Teramo, quasi 1000 in meno, il mondo della scuola è in subbuglio. I problemi da affrontare sono tanti, sacche di precariato storico non ancora stabilizzato, continue nomine annuali che fanno scadere la qualità dell'istruzione, possibilità di perdita di posti di lavoro. Temi che la CGIL teramana sta affrontando con convinzione proprio all'interno delle scuole. Un impegno che è stato premiato a Teramo con il 40% di voti nelle elezioni delle RSU 2022. Un risultato storico per questo sindacato. Si dice sempre che bisogna intervenire e investire nel sistema pubblico di istruzione perché attraverso questo investimento può crescere anche il territorio. Il punto è che poi dalle parole non si passa ai fatti e quindi quando andiamo a vedere quali sono le risorse che si mettono a disposizione della scuola, paradossalmente troviamo meno risorse rispetto al passato.
quindi noi ci impegniamo con tutte le nostre forze, le nostre energie perché appunto ci sia un sistema di istruzione anche qui nella provincia di Teramo che possa funzionare. Cosa temete? Beh, temiamo che il tema dell'istruzione venga affrontato soltanto dal punto di vista numerico. Diminuisco il numero di alunni, quindi devono esserci meno organici. Così si impoverisce ulteriormente il territorio. Il paradosso è che il PNRR ha dato delle risorse all'Italia più degli altri paesi, appunto perché c'erano delle emergenze da affrontare. Ma se queste emergenze non le affrontiamo con uno spirito nuovo di investire laddove ci sono i problemi, quindi per cercare di affrontarle e di risolverle, certamente abbiamo una situazione negativa. Quindi noi dobbiamo fare in modo che il tema dell'istruzione diventa un tema che sia trasversale, che riguardi tutti e non soltanto noi come categoria di lavoratori della scuola. E dopo le polemiche di associazioni e centrosinistra sulla possibile cementificazione del verde lungo la strada Parco, è arrivata la risposta dell'assessore del comune di Pescara, Gianni Santilli, che ribadisce che nessuna pianta verrà toccata durante i lavori. C'è un limite anche alla dialettica e alla strumentalizzazione politica. Quel limite, nel caso degli allarmi continuamente sollevati a mezzo stampa sugli alberi della strada Parco, è stato superato perché si tratta di allarmi ingiustificati e infondati. È secca la replica del vice sindaco e assessore ai parchi e verde pubblico del comune di Pescara, Gianni Santilli, che ha eseguito un sopralluogo assieme al responsabile comunale, l'agronomo Mario Caudullo, precisando pubblicamente che le 78 piante che secondo alcuni sarebbero stati a rischio sono in perfetto ordine e in piena salute. La cementificazione, che dicono queste associazioni, è solo un pretesto. Praticamente non ci sarà cementificazione, sarà soltanto fatto il marciapiede dal lato mare, dove dobbiamo dare la possibilità alle carrozzine dei disabili di avere un percorso dedicato, niente di più. Assolutamente non verrà toccata nessuna pianta, lo ribadisco con forza. L'altro giorno sono stato con l'agronomo, il dottor Caudullo, a fare un sopralluogo proprio sul posto, perché avevamo avuto dei segnali da parte di qualcuno che non fossero belli. Non ero contento di questo e siamo andati col dottor Caudullo, che mi ha rassicurato in pieno sui lavori che si stanno facendo. Il verde della strada Parco rimarrà intatto, anzi verrà incrementato con delle siepi. Adesso vediamo i numeri positivi del turismo nella nostra regione nel weekend appena passato delle festività pasquali. Turismo abruzzese sulla stessa lunghezza d'onda di quello nazionale, con buone aspettative dopo la settimana di Pasqua, anche per il weekend del 25 aprile e la festa del 1 maggio. Lo dice un'indagine condotta da CNA Turismo Nazionale tra i propri associati, che ha messo a fuoco le tendenze registrate nelle varie regioni d'Italia, tra cui l'Abruzzo. Numeri positivi anche per la nostra regione, come sottolinea il presidente regionale di CNA Turismo, Di Dionisio. Turismo abruzzese in grande spolvero. Così come testimoniato dall'indagine commissionata da CNA, in linea con i dati nazionali. Anche l'Abruzzo ha beneficiato di questi ponti, di queste feste, aprile e maggio, per ricevere tantissimi clienti anche dall'Europa, che hanno scelto di visitare la regione in funzione anche del fatto che ben si presta per essere scoperta con un turismo slow, con un turismo naturalistico, con un turismo legato ai parchi, ai nostri borghi, alle nostre città d'arte e al turismo esperienziale. CNA Turismo Abruzzo ha investito tantissimo negli ultimi anni in questa voce, turismo esperienziale, il turismo legato alla bicicletta, ai cammini e alle esperienze che la nostra regione naturalmente può offrire. Siamo una regione vocata a questo tipo di ospitalità e nei prossimi anni sempre di più riceveremo i benefici di questa scelta, perché chiaramente l'Abruzzo è una regione da scoprire con questa tipologia di esperienze, proprio perché per come è ubicata e per come è il territorio, ben si presta per essere conosciuta in questa versione.
Ci spostiamo a Roseto adesso, dove è stata presentata questa mattina a Palazzo di Città il 36esimo Gala Internazionale del Pattinaggio Spettacolo. L'evento si svolgerà sabato 30 aprile. Stefano Recanati. Dopo lo stop forzato del 2021 torna Sport per la Vita. Sarà il Palamaggetti di Roseto degli Abruzzi ancora una volta ad ospitare sabato 30 aprile lo spettacolo dei grandi campioni del mondo del pattinaggio a rotelle per un galà da non perdere. Uno spettacolo che si fonda sui grandi valori dello sport e della condivisione, dove atleti di origine diverse si incontrano per donare bellezza e gioia. Ancora una volta non mancherà la solidarietà. Infatti il ricavato sarà devoluto per sostenere il centro regionale fibrosi cistica dello ospedale di Atri. Sono felicissima di riproporre Sport per la Vita, che è una manifestazione che abbiamo nel cuore, quindi da 36esima edizione e non potevamo mancare, quindi abbiamo fatto di tutto per poterla portare avanti, quindi ci siamo, è sabato 30 aprile, tutti al palazzetto ad emozionarci insieme. Il comune di Roseto, dopo il tennis e il basket, come sottolineato dal sindaco Mario Nunes, è ancora una volta capitale dello sport. Sport per la Vita, un evento importante, un evento storico, un evento che dà prestigio alla città e di uno sport che qualcuno considera uno sport di nicchia, ma vedendo le decine, le centinaia di atleti che si esibiranno quella sera, il 30 aprile, presso il nostro Palamaggetti, sarà forse qualcuno dovrà rendersi conto che non è più uno sport di nicchia, uno sport che avvicina tante giovani, non solo ragazze ma anche ragazzi, è uno sport completo a livello agonistico, uno sport che unisce l'agonismo, l'atleticità all'arte, ecco, quest'arte che deve essere il bello che salverà il mondo. Ospite d'onore dell'evento Tommaso Stanzini, già campione italiano ed europeo di specialità, è diventato famoso per la sua partecipazione a Italia's Got Talent e nel 2020 al talent show Amici di Maria De Filippi. Sì, amato dai giovani, il Tommaso Stanzani, che è stato uno degli partecipanti alla trasmissione di Amici, quindi è molto atteso da tutte le ragazzine. È stato lo chef Antonio De Vincentis ad aggiudicarsi la rassegna gastronomica Prima dei Primi, dedicata agli antipasti, che si è svolta a Canosa Sannita. Pino Finamore, sindaco di Villa Santa Maria, grande esperto del settore gastronomico, in giuria per analizzare questi 10 elaborati presenti nella prima edizione di Prima dei Primi, gara gastronomica riservata agli antipasti. Intanto, come ha trovato l'idea, come ha trovato il progetto della serata? Allora, diciamo che è stato un magnifico esperimento, se posso sintetizzare, ed è una bella idea, questa sicuramente è una tua idea, e il dover confrontarsi su prodotti che poi abbiamo degustato tutti, diciamo, di valori primari, perché vengono dalla terra, dai nostri posti, dal nostro mare. È chiaro che c'è uno squilibrio quando si fanno queste cose, perché è chiaro che noi mettiamo a confronto quelle che sono, diciamo, le nostre culture, verdure, e con il pesce, ed è chiaro che il pesce sotto questo punto di vista, se ben lavorato, può dare un vantaggio. È difficile preparare un buon piatto, un buon antipasto? Ma non è che è difficile, tutto è difficile in cucina e tutto è facile, dipende da quanto non si è bravi, da quando ci si applica. Poi c'è la possibilità oggi, con tutto quello che abbiamo a disposizione, di poter, come dire, contare su mezzi efficienti per fare degli ottimi prodotti, e poi c'è la maestria del cuoco. Ovviamente, ma in una scala di valori, che importanza riveste l'antipasto nel successo di un pranzo o di una cena che si rispetti? Ma guarda, tutti i piatti sono importanti e anche l'antipasto ha una sua importanza. L'entrée solitamente è un piatto che deve essere degustato, che ti deve lasciare l'acquolina in bocca e non deve essere esageratamente ampio, e anche perché apre poi gli altri piatti. Ma oggi è cambiata anche la modalità, vediamo che molte volte anche al ristorante uno mangia un antipasto e un entrée un secondo, e quindi, voglio dire, è cambiato anche il modo di mangiare di noi italiani. Però insomma, questi cuochi questa sera ci hanno dato dimostrazione che è possibile fare di tutto. Risultato giusto, vittoria per il piatto osmosi a base di uova firmato da Antonio De Vincentis? Assolutamente sì, perché poi insomma, se tutti siamo stati proiettati a dare qualche punto in più, la vittoria mi sembra giusta. E poi era un piatto che si discostava un po' da quelli tradizionali.
Sport adesso con il Pescara in attesa di ricevere per l'ultima di campionato l'Imolese. Anche il Teramo avrà l'ultimo impegno della stagione regolare contro una Reggiana ancora in corsa per la promozione diretta. Il Diavolo vuole però vendicare la sonora sconfitta dell'andata e chiudere la stagione con una vittoria davanti al proprio pubblico, come dice anche l'attaccante Emanuele Malotti, che ascoltiamo. No, sicuramente si può sempre fare di più. In qualche occasione sono stato sfortunato, in qualche occasione potevo fare meglio, però non sto a guardare quello che non ho fatto, ma si sa, tutti sperano comunque di fare tanti gol o tanti assist. Ci sono state occasioni in cui forse all'inizio dell'anno la palla non c'entrava come prima, quindi qualche assist in più potevo averlo. Ho preso anche due pali che con un po' di fortuna potevano entrare, quindi sicuramente volevo fare qualche gol o qualche assist in più, però non ho rimpianti, sono contento anche comunque dell'apporto dato alla squadra, perché anche l'assist a Fermo per esempio è stato un assist che ha dato tre punti importanti per la squadra, quindi sono contento, dai. Sì, no, sicuramente la salvezza era l'obiettivo che ci siamo posti a gennaio, però io penso che comunque a volte si guarda la prima parte di stagione male, perché comunque ci sono state le ultime quattro partite che abbiamo preso dei risultati che non ci stavano, però secondo me all'inizio se con la Vispesa ad esempio facevi tre punti si parlava di un'altra situazione, quindi secondo me ci si focalizza sulla prima parte di stagione, perché comunque quelle quattro partite sono state disastrose. Poi sicuramente siamo stati bravi nel girone di ritorno a vincere delle partite che si potevano perdere, che sicuramente all'inizio si perdevano, ad esempio a Viterbo. Quindi no, è stata una stagione, ci siamo rimboccati le mani, perché a gennaio l'obiettivo era palese quale fosse e siamo stati bravi a raggiungerlo. C'è una squadra forte che deve puntare a vincere il campionato, però noi sicuramente proveremo a mettere in campo sempre le nostre forze, senza guardare se la Reggiana deve vincere o noi dobbiamo giocare come sappiamo e poi prendiamo quello che viene, ma sicuramente ce la metteremo tutta. Ci ricordiamo che all'andata ce ne fecero 5, ma volevano continuare a farci, non si sono mai fermati. Quindi quello deve essere sicuramente uno stimolo per noi, per cercare di mettergli i bastoni tra le ruote. Non sarà sicuramente facile, perché la Reggiana sappiamo tutti che squadra è, però sicuramente non vogliamo fare la figura che abbiamo fatto all'andata, che è stata, ci ricordiamo tutti, disastrosa. Pari nel recupero di ieri invece per il Pineto contro il Porto d'Ascoli, un punto che serve a poco alla squadra di Amaulo ai fini della lotta playoff, ma per il tecnico ora vanno recuperate le energie fisiche e mentali in vista del rush finale di campionato che vedrà il Pineto domenica affrontare il Castelfidardo. Sì, sapevamo le difficoltà di questa gara, sapevamo la tipologia di gioco del Porto d'Ascoli e dovevamo avere pazienza, forse più rapidi nei spostamenti della palla, e sappiamo che tante situazioni favorevoli Porto Ascoli non ce le concedeva e purtroppo l'episodio non è arrivato. I ragazzi però ci hanno provato in tutti i modi, pur sapendo che concedendo campo potevamo rischiare qualche contropiede come c'è stato alla fine del primo tempo, però era questo il tipo di partita, accettiamo questo pareggio per ripartire e già dobbiamo stare concentrati e recuperare le energie per la prossima gara di domenica con il Castelfidardo. Sicuramente è una prestazione positiva, perché Galeano è tre giorni che è tornato dall'Uruguay, quindi ha fatto soltanto tre allenamenti con noi e ha tenuto il campo abbastanza bene, considerato che non so quanto tempo non giocava una partita intera. Di Giacomo si è sacrificato prima a giocare da centrocampista, poi a terzino, quindi sono adattati in un modo o nell'altro per portare il proprio contributo, e questo deve essere lo spirito della squadra. Sicuramente qualche problema in organico lo abbiamo in questo momento, però dobbiamo sopperire con altre componenti, con determinazione, con convinzione, con un lavoro di squadra, per poi portare quei risultati favorevoli per raggiungere il nostro obiettivo. Ma sicuramente cerchiamo i tre punti e
che ci poteva dare l'entusiasmo giusto per ripartire, però bisogna essere consci, ecco, della nostra situazione in questo momento, e qualcosina abbiamo perso per quanto riguarda l'equilibrio e la compattezza che avevamo in precedenza, quindi sempre si spera di vincere le partite. Adesso, come ho detto prima, cerchiamo di recuperare energie fisiche e mentali per prepararci al meglio la prossima partita contro il Castelfidardo. Nel volley sono scattati i playoff di A3 con l'Abba Pineto che ieri sera si è imposto per 3-1 su Porto Maggiore. Le parole del tecnico Bertoli e del presidente Abbondanza, al microfono di Sergio Zappalorto che ha curato anche il servizio. Comincia bene, pur soffrendo come le altre dei vertici del girone bianco, un Abba Pineto che batte 3-1 in gara 1, ritorno domenica 24 in terra ferrarese, dei playoff per la promozione in A2, uno scorbutico Porto Maggiore che, in vantaggio per 1-0, cede poi, anche se a 22 due volte e 1-23, alla maggiore determinazione e qualità compresa degli abruzzesi, sulla spinta di un super link coi suoi 30 punti, 57% in attacco e 3 muri vincenti. A seguire Umberto Link crescendo, 18 punti ed effetto carica sui compagni, bene il papà tecnico che ha azzeccato i cambi e sconfitto gli emiliani sulla scacchiera dei muri 9 contro 5, non solo, nonostante il vento ospite danese del promettente Dal, 26 punti per lui, in una serata che ha fatto registrare anche nei recuperi il 3-2 della Teatina sullo Iesi in B1 femminile e il 3-0 del Bisceglie sulla Danunziana in B2, ecco la gioia palese di Franco Bertoli e quella esplosiva del press Guido Abbondanza. Sì, sono un nuovo inizio, sono difficili, noi chiaramente avevamo la pressione perché giocando in casa gara 1 era importantissimo vincere, portare a casa il risultato, infatti abbiamo cominciato contratti, ma a parte questo è stata una partita tiratissima, bellissima, lottata palla su palla, sono contentissimo soprattutto della mentalità, del modo in cui siamo stati in campo, comunque lottando palla su palla, alla fine siamo stati premiati. Presidente Guido Abbondanza, gara 1 è andata, non era facile, lo sapevamo, hanno sofferto tutte le altre che hanno concluso il campionato in alto, al vertice, però è stata bella la reazione della tua squadra. Sì, sapevamo benissimo che con i playoff inizia un altro campionato, questo l'abbiamo sempre detto e lo sappiamo. Poi questa partita era particolarmente delicata perché con Porto Maggiore un mese fa abbiamo perso in casa 3-0 e quindi, come dire, c'era abbastanza apprensione, però sapevamo che da oggi si ripartiva da zero e sono contentissimo della reazione della mia squadra. Al di là dell'aspetto tecnico, Guido, a me è piaciuta proprio finalmente la determinazione giusta che quando affiora in questa squadra la trasforma e riesce a battere chiunque. Sì, io l'ho detto più volte, insomma questa è una squadra costruita per fare bene, adesso non voglio dire altro, ma è costruita per fare bene, quindi sono convinto che se ci sono le condizioni positive e se si combina anche la parte mentale, io credo che possiamo fare tanto. Questo era il nostro ultimo servizio. A proposito di sport, questa sera alle ore 21, settimo appuntamento con Velo, la nostra rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo che entra nella fase delle grandi classiche delle Ardenne, soprattutto con le italiane protagoniste sui pedali. Ore 21 dunque Velo, invece il TG6 torna questa sera alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.